L'Italia sta passo con l'Europa sicuramente, abbiamo un contesto un po' diverso rispetto, per esempio penso ai contesti oceanici del nord Europa, dove la risorsa è maggiore, quindi va un po' relazionato in funzione della diversa disponibilità di risorsa marina. L'Italia ha alcune interessanti start-up che stanno lavorando su tecnologie innovative, in particolare due di queste con cui stiamo collaborando, una si chiama FortiSouth, una si chiama Way4 Energy. Hanno delle interessanti tecnologie per la conversione del moto ondoso in energia elettrica con due piloti, uno in Toscana e uno in Sicilia rispettivamente. L'idea appunto è quella di testare in contesti di piloti industriali taglie da centinaia di kilowatt di produzione di energia elettrica e testare tutta la catena. Il tema è farlo in modo cost competitive. Oggi è ancora caro, bisogna cominciare da quelle location, quei siti dove il costo di energia è più alto, quindi uno va a sostituire modi alternativi di fare energia che già di suo sono cari, per esempio le piccole isole alimentate a diesel, dove i costi sono alti abbastanza da giustificare un replacement con l'energia marina. Piano piano che si aumentano questi piloti industriali sostituendo il diesel nelle piccole isole, l'idea è che i volumi, aumento dei volumi, i costi vengono giù e sempre più parte di mercato diventi aggredibile a queste cose. È chiaro che l'approccio deve essere quello di una mini grid, cioè mettendo insieme varie fonti diverse, da un lato il marino sicuramente, dall'altro il solare che è la tecnologia rinnovabile oggi più competitiva e più economica, poi uno storage che gestisca questa mini grid e il diesel che va a rimpiazzare, che a questo punto lavora solo come backup per fornire l'eventuale eccedenza di energia.